Tre province su tre hanno preso i colori del Partito Democratico. Le elezioni provinciali hanno determinato un'altra sconfitta per Forza Italia e il centrodestra. In un momento in cui si cercava unità e compattezza, qualcuno ha dichiarato che alcuni sindaci hanno cambiato idea all'ultimo momento, votando centrosinistra. Ma innanzitutto non votavano i cittadini, quindi forse ha dato ragione all'organizzazione politica del PD perché votavano i consiglieri comunali che sono stati eletti in un altro momento e con un altro clima politico. Eh, registro che a Pescara c'è stata un'ottima un affermazione, una lista civica di amministratori alternativi al Partito Democratico che hanno eletto 4 consiglieri su 12, quindi di fatto il 30%, eh, un terzo del Consiglio Provinciale e da lì si ricostruisce una strategia che vede i territori al centro, nuovi amministratori, insomma io lo dico senza ehm, giri di parole, Forza Italia deve cambiare strutturalmente tutto e deve tornare a... Mettere in primo piano chi sui territori prende voti, sta in mezzo alla gente come stiamo cercando di fare oggi ed evitare sempre nomine che vengono calate dall'alto e che non hanno riscontro nei nostri elettori. Ma la situazione di Forza Italia vive una difficoltà interna dal flop delle elezioni di maggio. Più e più volte si è cercato di porvi rimedio, di portare avanti incontri, discussioni, determinati da un restyling definitivo. Ma ancora oggi si assiste ad un tira e molla di dichiarazioni e polemiche interne. Secondo me, di polemiche ce ne sono poche perché polemica vuol dire confronto. A me pare che il confronto non faccia mai male alla politica. Quante polemiche ci sono state durante le primarie di Renzi? Mi pare che oggi il PD sia al 40% e Renzi sia il Presidente del Consiglio dei Ministri. Io ritengo che far finta che i problemi non ci sono e mettere la testa sotto la sabbia danneggi un partito grande come Forza Italia. Poi le polemiche devono essere costruttive, cioè bisogna creare una proposta alternativa che credo noi stiamo portando avanti sulla città di Pescara.